Buongiorno a tutti ragazzi, sono Ambush e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo sempre di deck, deck di Yu-Gi-Oh! E nello specifico formato GOT. Ho iniziato a giocare GOT da un po' di tempo, non ho comprato ancora tanti mazzi, tante carte, ma ho effettivamente fatto il risultato con l'unico mazzo che ho preso finora, l'Erta Aggro, e quindi voglio farvi vedere la lista. Ho fatto secondo posto all'evento della settimana prima, diciamo, di questo qua, quindi ovviamente, diciamo, scorsa settimana secondo posto in un torneo di 10 persone. E ora primo posto in un local di 7, purtroppo eravamo un po' pochini, però ci tengo a farvi vedere la lista perché, come sapete, tengo a farvi vedere tante liste, comunque quelle che sperimento, quelle che tutto sommato magari hanno bisogno di un po' di cambiamenti, di essere rinforzate, ma che hanno fatto risultato e che quindi magari possono aiutare anche voi. Quindi adesso vi illustro la lista e mi raccomando, iniziate a giocare Yu-Gi-Oh! Se ancora non l'avete fatto. Allora, ragazzi, il mazzo aggro è un mazzo veramente veramente rush in questo formato, in cui si cerca di chiudere il prima possibile, di fare molto vantaggio in board e di picchiare forte grazie a questa carta, Forza d'Attacco Goblin, che ai tempi a quanto pare era già uscita, 2003 fortissima, che comunque va in difesa dopo che attaccate, però sono 2300 di normal che devono essere superati per forza da un, non so, un BLS, un Sorcio o comunque dei Monarchi, comunque qualcosa che vado a levare questo 2003, quindi deve, comunque l'avversario ci deve pensare, ha 2 turni per pensarci dopo che attacca, però deve farlo. Subito dopo vado a giocare 3 assalitori DD, molto forti, sostanzialmente fanno quello che fa la signora DD, la DD Warrior Lady, solo che devono morire in battaglia per fare quell'effetto, quindi non necessariamente parte come la DD Warrior Lady nel calcolo dei danni, però deve morire in battaglia, però a 1700 è sempre terra. Ci preme particolarmente il fatto che siano terra perché si giocano anche i ratti giganti che solitamente se ne giocano 3. Io stesso ne ho giocati 3 fino alla settimana scorsa, ho deciso di giocarne 2 e questa cosa mi ha, non dico premiato, ma comunque mi è piaciuta perché mi sono reso conto che 3 sono tanti e 2 bastano. E poi, sempre per lo stesso discorso, 2 gigantes, se ne giocano 3, ragazzi, a parte gli scherzi. Io ne ho giocati 2 e mi sono piaciuti. Perché mi sono accorto che quando ne giocavo 3, spesso partivo o di prima mano con Gigantes e nessuno di loro, o addirittura neanche un altro mostro che poteva essere utile, che non sia terra, oppure ne vedevo più di uno. Ed era un po' noioso, anche perché questa non può rientrare di sepoltura prematura, quindi è molto, lo diciamo, del posseduto, perché può entrare solamente con la sua specie, con la sua vocazione. Quindi era un po' noioso vederla subito e soprattutto in più copie. Quindi ho detto 2 e mi ha premiato questa cosa. Solamente in una partita l'ho vista a prima mano, però sono riuscito comunque a evocarla successivamente. Ho giocato contro un Barn, contro uno zombie e contro uno zombie con tante altre robe. Comunque si è comportato bene il mazzo. Poi la collezione delle singole, quindi DD Warrior Lady, Lili Iniezione Fatata, uno dei target di Ratto Gigante, Breaker, Forza Esiliata, secondo target di Ratto Gigante, Virus Tribù, Spadaccino livello 2 che appunto mi hanno prestato, non ce l'ho proxato, infatti nella side è tipo piena di proxy perché me le hanno prestate tutte. Livello 2 che tra l'altro Spadaccino è un altro target di Ratto, quindi con Ratto Gigante portate se stesso, Spadaccino, Forza Esiliata e Lili che ti fa vincere le partite. Altra carta, Tech, che ho giocato, l'ho testata, le 2 volte che l'ho provato ho fatto il risultato e mi è piaciuta molto, Mago della Fede. Allora, in questo mazzo c'entra ben poco, ma questo mazzo è tipicamente forte perché non si beccano più l'uomo dello scambio. Quindi l'avversario che gioca di main non più l'uomo dello scambio, alla seconda partita lo leva. Se voi al primo game non avete avuto il modo di giocarlo, non avete fatto in tempo, l'avversario non l'ha visto, dal secondo game in poi il Mago della Fede, che comunque è di main, può dare fastidio perché riprende una delle magie che magari ha risolto la partita fino a quel momento, come Anfora, Tempesta e cose varie. Anche a primo game è forte, cioè se l'avversario vede che voi avete Ertaggro e voi avete solo un Mago della Fede nel mazzo, lui nel primo dello scambio non lo gioca, soprattutto se è un Caos e gioca a Maghi della Fede, perché se si rimuove questo rimuove anche i suoi. Quindi a maggior ragione lui leverà i nobilumi nello scambio. Questo Mago della Fede, ragazzi, è il 99% che entra in campo, è coperto e attiva il suo effetto, tranne nel momento in cui, non so, vi fa Forza Esiliata, come mi è successo. Quindi mi è successo proprio ieri. Quindi l'unico modo è Forza Esiliata, perché nobilumo non se lo fa a meno che non è un pazzo. Questi sono i mostri, 17 mostri sono, solitamente appunto nel gioco 19, però ho deciso di giocare nei 17 e mi sono trovato molto bene. Andiamo alle magie, 2 rinforzi dell'esercito che vanno a prendere le forze d'attacco Goblin o gli assalitori DD, quindi alla fine sì, giochiamo 17 mostri ma è come se ne giocassimo 19. Poi le mono del mazzo, quindi la Trinità, Anfora, Carità e 2 di meno, Strappa Possesso, Sepoltura Prematura e poi Tempesta, Tifone, Libro della Luna, Mono Per,
Smashing e Nobiluomo. Queste sono le magie che ho giocato. Vabbè, Nobiluomini si commentano da soli. Contro Control, contro Turbo sono fortissime. Gli leviamo il mostro e attacchiamo col nostro, quindi alla fine facciamo pulizia. Giocavo 3 Smashing, sono passato a 2 perché mi sono reso conto che spesso il book, il libro della luna è più forte del Smashing, perché non lo so, in quel momento vi stanno attaccando, state per perdere un mostro, siamo nel turno dell'avversario, quindi mi sono trovato molto meglio a giocare al book e mi ha premiato questa cosa. Vabbè, Tempesta e Tifone, tutto il resto non ci bisogna di commentare, le conoscete credo a memoria a questo punto. Andiamo alle trappole, che sono 10, cosa atipica per il mazzo, vedrete molte cose atipiche. Infatti ho giocato questa, che è stata la tech di ieri, che mi ha letteralmente fatto vincere il torneo. 2 buchi trappola e un buco trappola senza fine. Ragazzi, mi hanno fatto vincere il torneo. Buco trappola senza fine è considerata una carta scarsa, comunque in questo formato non è forte come in Edison ovviamente. Stavo valutando appunto l'utilizzo di 3 buchi trappola, perché alla fine è come se fosse un buco trappola qui. Però questa può levarvi il sorcio e il BLS se è messa proprio nel momento giusto a fortuna. Ma non l'ho mai vista ieri, quindi non la posso commentare troppo. Eventualmente diventerà un terzo buco trappola, che invece ho visto ogni partita e ogni volta ha fatto il suo. Ha tolto un Rui Cocchi, ha tolto una Tartaruga Piramide, ha tolto una DD Warrior Lady, ha tolto veramente tante cose. È stato fortissimo, veramente veramente forte. Poi 2 ordini di attacco finale, carta che si commenta da sola, praticamente in quasi tutte le liste c'è. Praticamente i mostri non possono cambiare la sua posizione da scoperti, quindi forse l'attacco Goblin non andrà mai in difesa, resterà sempre in attacco. Cioè, nel senso, si triggera l'effetto e poi viene annullato, resta in quel modo, quindi resta in attacco. Ed è ottima perché se attaccate, ovviamente già attiva, o comunque in direzione dell'attacco, attivate la carta. Attaccate un mostro dell'avversario, il mostro dell'avversario è coperto in difesa, il mostro si scopre e si mette in attacco. E quindi lui prende danni. Fortissima contro i mazzi che utilizzano uno spirito minitore, perché almeno fate danno e l'avversario dice ok, però i danni si riprende. Quindi è fortissima. Poi una serie di mono, forza riflessa, il chiamo il posseduto, tornado di polvere, tributo torrenziale e ring. Tornado di polvere ne ho giocata una, ne giocavo 2, ne ho tolto una, cioè ne giocavo 3 in realtà, ne giocavo 3 e ho fatto spazio con 2 di queste per mettere 2 buchi trappola e il bottomless, non ricordo in realtà, lo giocavo al posto del terzo gigantes, l'ho giocato praticamente, quindi una trappola in più, ho tolto un mostro. E mi sono trovato bene con questo comparto trappole, le ho viste tutte tranne appunto lei, mi sono piaciute tutte, tutte fortissime, secondo me nel giusto numero mi hanno premiato, ecco. L'unica cosa che vi dico fin dall'inizio, devo valutare se tenere lui o mettere il terzo buco trappola, ma per il resto comunque mi hanno aiutato perché è un po' atipico, perché solitamente si tende a tenere i propri mostri in campo e difenderseli con i tornati di polvere per eliminare, non so, i solenne, le forze riflesse, i tributo torrenziale. Però mi sono trovato molto bene a essere io il primo a eliminare le carte dell'avversario, quindi i mostri, e avere campo libero. E mi ha premiato questa cosa, quindi mi è piaciuto molto. Questo è il main deck, 41 carte. Andiamo a vedere la side. La side che presenta. Capo espiatorio. Questo l'ho messo monoper. Monoper mi è piaciuto. L'ho giocato contro uno zombie che aveva decreto di main, 3 decreti di main, quindi è stata quasi una carta come per dire la metto al posto di una trappola che tanto magari viene annullata, quindi come per dire, ecco, un comparto di side in più. Non l'ho attivata, però potevo farlo perché ce l'avevo in mano in quel turno in cui ho chiuso. E niente, è buona pure contro magari becco un aggro contro che parte bene, dici va, me la metto, non si sa mai. Probabilmente altre persone non la giocherebbero, io ho deciso di mettere questa carta. Soldato cibernetico, ottimo contro i Warrior, 3 stelle, 1350, si pompa il 2000 quando combatte contro i Warrior, ottimo anche contro Barn, di quelle liste che gioca, che mi è successo, di quelle liste che giocano messaggio di pace, il limite area B, perché è legame gravitazionale, cioè lui passa soprattutto ed è un 1350 che picchia faccia, che non è male. Controllo della mente, ho deciso di giocarne uno solo, questa è una meta call, semplicemente per il fatto che non c'erano Chaos, né Turbo né Control, o comunque non li ho presi, e quindi proprio per questo motivo ho deciso di giocarne uno solo, che comunque ho messo e ho attivato, però appunto in un meta dominato dai Chaos ne avrei giocati 2. Poi Walk Mistici, 2, fortissima contro Barn, c'è questa carta come anche 2 verdi Wombat Odess, che vedete ovviamente proxato perché non hanno prestate, proprio perché ci stanno giocatori che giocano Barn anche se siamo pochi, quindi è giusto fare questa metagollo, come anche 2 decreti reali che ce l'ho nell'altro mazzo e sono pigro,
2, 4 e 6 sono tutti contro Barn praticamente. Anche lei, per quello che vi ho detto, con tutti i bloccanti degli attacchi, questa qua può passare dritta per dritta. Poi abbiamo Libro della Luna. Volevo mettere il secondo di side, lo mettevo sempre durante la partita e lo vedevo ed è stato forte, veramente forte. Consigliatissimo Libro della Luna. Poi ovviamente scegliete voi se metterlo in due pair nel main oppure no, mi sono trovato bene facendo uno solo. Poi, due dei miei compari Gorilla Berserker, li ho messi quasi tutti i game, hanno visto la luce pochissimo, però per me sono forti, è un 2000 che deve per forza attaccare, però è terra, aumenta appunto la presenza di mostri di terra all'interno del mazzo. Non lo metto di main perché non voglio avere il vincolo già dal primo game di dover necessariamente attaccare, anche perché se poi il mio avversario è un caos e mi mette BLS contro, io ho questa terra, praticamente sono io che me lo devo schiantare ed è un po' bruttino. Poi abbiamo due King Tiger, che sono ottime contro i control, ed è un terra, un 1700, quindi ancora meglio. E poi altra Tetch, che mi ha letteralmente fatto vincere la partita contro Barn. L'ho messa dal secondo game, l'ho giocata, mi ha premiato, una carta fortissima, che credo giocherò anche in altre occasioni. Sto letteralmente valutando di metterla di main perché è veramente veramente forte. Ovviamente deve essere girata nel momento giusto. Cyber Jara è una carta troppo forte, ovviamente bannata dopo il GOT e ci sarà un motivo, è fortissima, però in questo caso specifico vi spiego l'esperienza. L'ho messa dal secondo game contro Barn, l'ho vista in entrambi i game e la cosa particolare è stata che ha spazzato via quello che c'era in campo, ovviamente, e mi ha dato 5 carte, di cui 2 mostri che sono entrati in campo ma non potevano attaccare perché c'era legame gravitazionale, ma 3 carte in mano, di cui Tempesta Potente e Walk Mistico. In una partita Walk Mistico e nell'altra Tempesta, quindi comunque mi ha dato quel bonus in più rispetto al mio personaggio, che sì, aveva delle trappole nuove in mano che potevano essere pesanti, però sapevo lui sapeva che io avevo Tempesta, quindi doveva stare attento a giocarle quando. Quindi io prendevo vantaggio, come se io avessi fatto una dash shot sostanzialmente. In più avevo mostre a terra. Quindi è stata veramente, veramente vantaggiosa come carta. Tra l'altro, in una di queste due partite avrei potuto fare addirittura Richiamo del Posseduto, rebornarla e fare Book of Moon per metterla a coperta. C'era proprio questa situazione, l'avrei potuta fare, ho deciso di non farlo perché avevo modo di chiudere la partita, ma avrei potuto farlo e avrei fatto Richiamo del Posseduto, entra lei, attacca perché poteva attaccare perché è livello 3, c'era legame gravitazione e messaggero di pace, quindi nessuno poteva attaccare se non i livelli 3, sostanzialmente sotto i 1500. Avrei potuto attaccare a 900 e poi magari al mio turno fare book per poi riscoprirle e fare di nuovo l'effetto. Non l'ho fatto perché comunque avevo già visto Tempesta, avevo già visto quelle carte che mi davano effettivamente un vantaggio, quindi ho preferito non farlo. Detto ciò signori, la deck profile è questa. Siamo giunti alla fine del video ragazzi, questa è la mia esperienza di GOT che è all'inizio con questo mazzo e spero che questo video vi sia piaciuto. Detto ciò ci vediamo alla prossima deck profile che spero non tardi ad arrivare. Un bacione a tutti e mi raccomando, dagli tutto.